Benvenuti alla sessione di Alessandra. Ciao Monica, ciao Ele. Ciao. Ciao. Colleghiamoci ad Alessandra, tutti e tre. 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedete? Allora, io la vedo, è lei, e adesso è perfettamente in grado di mostrare e utilizzare la sua energia, le sue vibrazioni anche all'esterno. La sa proprio manovrare molto bene, quindi esserci dentro. E quello che mi fa vedere subito è che lei liberamente a 360 gradi la porta all'esterno e lascia a chiunque la disponibilità di vibrare sulle sue frequenze, ok? E infatti si vede che le persone che si avvicinano e non sono persone per lei buone, cioè non sono persone che la fanno stare bene o sono persone maligne o con la sua vibrazione si fanno del male, quindi in eterico vedo proprio che tipo prendono la scossa, quindi arretrano, come fa vedere questa scena qua. Monica. Boh, vedo che saluta la mamma, saluta i figli, ha preparato da mangiare per i cani e dice oggi vado. È come se si apprestasse a una giornata tutta per sé. Vibrazione, Monica. E se c'è qualcosa da dire, Elena, intervieni. 43 miliardi. 170 Consapevolezza. PS. nove. 48. Vite. Nove, no, aspetta, 968, 698. Si confondono. 698. 6-9-8. 911. Cervello. 10 e mezzo. È 698 o 968, Monica, secondo te? Io penso 698. Ok. Elena, causa esoterica dell'amore per il verde di Alessandra. Allora, non so se è una vita parallela, cioè quindi una linea temporale di ora, e la vedo vivere in questo mondo dove è tutto verde. Ci sono questi posti che potrebbero corrispondere alle nostre case, ma sono tipo delle cupole che si aprono sopra, come se avessero una parte che scorre, da cui si esce e poi si chiude, diciamo, e quelle corrispondono all'ambiente che noi chiamiamo case qua. Ma è tutto verde. Monica. C'è una vita molto simile, dove è tra le montagne verdi. Monica, causa esoterica, dei cali di memoria. Allora, qua mi dà come lei che per tanto, tantissimo tempo si è occupata un po' di tutti, no? Figli, madre, animali. Poi è arrivato a un certo momento, e poi è stato un crescendo, però già da un paio di anni fa, come se in lei fosse scattato qualcosa, per cui ha iniziato a dire adesso basta, devo portare più attenzione su di me. Quindi questo da un lato ha avuto una ripercussione,
strana, no? Anche da parte delle entità che hanno cercato ovviamente di sottrarle qualche potere. Ma al di là di questo, è come se lei si fosse un po' consumata nella ricostruzione di alcune dinamiche. Ha passato molto tempo a voler capire il perché delle cose. Però secondo me questa memoria più scarsa in realtà adesso sta ritornando vivida mano a mano, perché è come se stesse passando da un emisfero sinistro eccessivamente caricato a un bilanciamento molto buono dell'emisfero destro. Infatti sta sviluppando molto bene le sue facoltà psichiche. Elena. Sì, quando Monica ha detto ha passato molto tempo a dedicarlo all'altro e a stare attenta a tutti i dettagli degli altri, no? Ok, infatti la cosa che mi ha subito detto è: adesso non ho più tempo da perdere, quindi anche quando lei legge un libro assorbe le cose essenziali per lei in quel momento, quelle che invece sono superflue per, diciamo, il suo progetto, il suo cammino, le tralascia. Per questo non motivo che utili. Quando legge un libro sa il senso, ma esatto. Se le chiedono un dettaglio a volte dice: ma è questo il libro che ho letto? Non me lo ricordo per niente. Okay. Ma questo perché non è importante o perché, come in ogni libro, ci sono cose non vere e cose vere? Sì, è come se lei riconoscesse quello che è verso il suo benessere e il resto riesce a tralasciarlo. È come se lei, quando legge un libro o fa una certa cosa, è guidata profondamente dalla sua PS, quindi non assorbe quello che potrebbe essere un po' dannoso. Qualcosa da aggiungere, Monica? No. Ok. Monica, causa esoterica dell'intolleranza alla latte caseina. Sì, il rapporto con la madre è sempre stato tormentato e devo dire che lei ha ancora una piccola entità mentale che in parte è legata alla madre, però più in generale si chiama spauracchio di Heidi, no? Sembra che forse l'avessimo vista l'altra volta, no? Come entità mentale Heidi, che è un po'... lei non è orfana, ok? Però è come se avesse vissuto un po' come un'orfana, no? Da certi punti di vista. E si è tanto dedicata agli altri. E mi fa proprio vedere come energeticamente va a rifiutare anche l'aspetto di Heidi, che è quello di mungere le capre, no? Perché la vorrebbe rifiutare in toto questa immagine di Heidi. Perché lei collega proprio fortissimamente i latticini alla madre. Io vedo che in realtà la sua intolleranza non è più così forte come era un tempo. Che livello pur è questa entità mentale? Due. Pur essendo convinta. Sì. Mentalmente convinta. Sì. Stessa domanda, Elena. Sì, è proprio come se avesse il rifiuto del nutrimento della mamma, no? Della serie, lasciami stare, me lo cerco da sola. Io, la tua, dice alla mamma, la tua, il tuo sovrastarmi e bloccarmi adesso è veramente arrivato al limite. Io il nutrimento me lo trovo da sola. Va bene, allora chiamiamo, apriamo il portale aureo, chiamiamo i nonni paterni. Sì, io li vedo arrivare e loro sono bloccati qua. L'azione che fanno è come se loro pensassero di tenere in piedi loro figlio, nel senso che in eterico io vedo che proprio loro sono attaccati a lui, lo tengono in piedi, non ha più forze, non ha più energie, e lo tengono in piedi loro, dalle due braccia.
Monica. E questo, il padre di lei si è proprio consumato in una serie di azioni scellerate. È come se i genitori lo volessero sostenere fino all'ultimo in quanto figlio. Intanto lo chiamiamo il padre di Alessandra, anche la madre, i due figli, l'ex marito e l'ex compagno. Ah, il padre dice, ma allora ti ricordi chi sono? Ad Alessandra. Perché? Credo che non si parlino più, so, ci sia un raffreddamento forte. Elena, Sì, lo vedo quasi trascinato nella vita. Non ha la forza di prestare attenzione tranne che a far rimanere il suo corpo in vita. viene nel cinema il padre. Sì, però strisciando. Come se fosse quasi Come? con una badante eterica, no? E questo suo modo di concentrare tutte le attenzioni per il corpo è un modo quasi per non pensare alla sua propria vita, quello che ha fatto nella Infatti, vita. sì. Ok, torniamo ai nonni paterni. Cosa vogliono dire ad Alessandra? Così nella loro non consapevolezza, prenditene cura tu, noi non ce la facciamo più. Ma cioè non è Monica? suo compito. Sì, vai, vai, vai. Non è suo compito, non è compito, non è giusto, nel senso che non è compito di Alessandra. Lui deve andare a sé, quindi non gli altri. Ecco. Monica, dagli, offrigli due Vic a questi nonni. Offri loro. Noi abbiamo scelto questo figlio, questo duro figlio, e lui ha scelto noi. E questo è tutto. Hanno preso le Vic. Allora, sì, perché si rendono conto del gioco e dell'accordo preso fra loro tre, i due genitori e il figlio. Quindi sono perfettamente consapevoli in questo momento che il loro incontro, cioè, non è stato casuale, anche se ha portato tanto dolore. Ok, quali altri disincarnati della vita, della vita di Alessandra, di tutta la sua famiglia, di tutte le sue vite, arrivano, corrono? Allora, a me pare molto evidente tutto un gruppo della zona dove abita Alessandra, ok? Che sono tutti nei 3-4 secoli precedenti ad ora, tutti contadini, mugnai, mondine, tutti proprietari terrieri, tutta quella parte lì è accorsa proprio. Via tutti. A me sono venuti anche tipo dei bambini, dei neonati morti in ostetricia. Ramo Alessandra ha questa vita o anche antenati?
Allora, molto probabilmente lei ha fatto l'infermiera, questo io non lo ricordo, come se ci fosse una connessione, Via di comunque di mezzo. professione, una sorta di questo genere, ci fosse appunto una connessione in questo senso di accudimento, no? E poi comunque lei è sempre tanto legata ai bambini, io adesso sto recuperando, no? Mano a mano dei ricordi, io la vedo tanto legata ai bambini, come l'altra volta l'avevo vista legata ai bambini, avevamo parlato di Eric Clapton, adesso mi stava arrivando tutto. Va bene, tutto via. Vi salutiamo. Chiudiamo il portale aureo. Un'operazione che non fa nessuno se non noi. Sì, certo. Sì. Cinema. Allora, ripetiamo. Due figli ci sono. Certo che sì. Madre. Allora, c'è la mamma che ha fatto questo tentativo di voler mettere le persone nel cinema dove diceva lei, quindi stava cercando di spostare le persone nei posti dove diceva lei. Allora, i nipoti gli hanno dato uno spintone, come per dire, no, noi stiamo qua e decidiamo di stare qua. C'è uno però dei due figli che un po' si gira, perché un po' vedo che guarda la nonna e un po' guarda il padre. E poi Il più dopo grande o il si più rigira di... piccolo? Forse è più piccolo. Più piccolo, sì. Che poi rigira, perché comunque è interessato, a vedere tutto questo della madre. Sì, infatti. Quindi è interessato e non. Ma è No, lo distratto è dalla nonna? interessato. Non è... Cos'ha? Sai che cosa? Che poi lui forse a suo modo vorrebbe tenere una famiglia unita, che cosa che non è possibile, meno smembrata. Quindi si sente un po' tirato di qua, un po' tirato di là. Non vorrebbe scontentare. Questo padre c'è? Ok. Sì, è venuto così, proprio quasi in fin di vita, ecco, da un punto di vista eterico, no? Molto debole come forze. Ex marito. Sì, vedo proprio in fondo, in fondo. È come se avesse captato che l'energia di Alessandra è cresciuta tanto e gliene richiedesse un po'. Ex compagno. Lo vedo vestito da festa, tipo, no? Sai quando esci che non ti sei completamente vestito bene, che hai la camicia fuori dai pantaloni? Un po' sbronzo anche, non so, ecco, non così presentabile. Elena viene. Sì. Vorrebbe captare un momento in cui lui può prendere ancora dell'energia da Alessandra. Va bene, il cinema è importante, sì, ma relativamente importante. Oggi siamo qui per Alessandra, il cui obiettivo è, ditemelo voi, cioè chiediamolo alla sua PS. L'obiettivo è prendere consapevolezza di quanto è una donna forte e coraggiosa e non l'ha ancora capito quanto lo è. Elena? Sì, allora io vedo, mi fa vedere questa scena. Lei su questo spazio bianco, ok, tipo pavimento bianco con due linee. Tipo linee disegnate per terra, una davanti e una dietro che la limitano, tra virgolette, e dalla linea davanti, nell'estremità sinistra, parte tipo un
una corda, ok, che poi fa un cerchio intorno alla fiamma e la fiamma è incastrata lì. Cioè, quello che mi vuole trasmettere è che per liberare la fiamma da quel cerchio dove è isolata, lei deve liberarsi di tutti i ganci che ha col passato, con le persone del passato, mamma, mamma e compagni compresi, ex compagni e mariti. Entità eteriche, Elena. C'è uno scarabeo che tenta di entrare da un buchino, se lo trova. Diciamo, fa tutto il perimetro energetico di Alessandra per vedere se trova un buchino da cui entrare. Ma basta, c'è un EDL che la collega a... l'entità mentale che diceva prima Monica, che è proprio questo limite, potrei dire confine di aspetta, di empatia, confine empatico. Si fa trasportare da quello che ha vissuto con le persone fino ad oggi. Si fa ancora un po' trasportare da questo. Monica. Si fa dunque questo spauracchio di Heidi è proprio. Allora, dunque, lei ha fatto passi da gigante ed è come se mi facesse vedere proprio delle tappe importanti della sua vita. Una di queste è quando ha lasciato il marito. E lì veramente è stata un'enorme vittoria. Mi fa vedere questo ultimo periodo in cui mano a mano si è sganciata in maniera considerevole dalla madre. E vedo che in qualche modo ha anche un rapporto, non so come dirti, più libero, meno vincolante con i propri animali. Quindi già io la vedo, okay, sulla strada della libertà, dell'indipendenza. E quindi potenzialmente verso la fiamma. Però c'è ancora un po' questo ricordo di quello che lei è stata, quindi questa bambina non amata, questa bambina che poi anche da grande è diventata un po' quella a disposizione dei bisogni degli altri, serva degli altri a volte anche. È un ricordo che Entità ogni tanto la tormenta. eteriche, Monica. Sì, io la vedevo sotto forma più di formica che cercava appunto di infilarsi, sai, in una casa, trovando qualche pertugio. Basta. È un EDL, sì. È un EDL, ok, confermi Elena. Ed oltre a spauracchio di Heidi livello 2, Monica, entità mentale. Basta. Impianti di nota, degni di nota. È come se ci fosse un accenno a degli occhiali eterici che vogliono tentare di farle vedere la vita e le situazioni in maniera più responsabilizzante, quando in realtà la responsabilità di quelle situazioni non è la sua. Quindi io vedo questi occhiali che toglie e mette, che toglie e mette, ma lei è molto più per il toglierli ormai. Perché ha capito che ormai ognuno ha la sua vita, ormai ognuno ha il suo percorso e le sue scelte. Elena. Sì, io vedo un tentativo come se ci fosse una lama dietro, pronta a dividerla in due, tagliarla in due. Se lei fa un passo indietro, inizia a essere tagliata dalla lama. Va bene, c'è un personaggio a cui non si è rivolta Alessandra, ma ha visto alcuni suoi video e ha detto no, non vanno bene.
E quindi apriamo questo capitolo delle sue capacità medianiche. Ha sentito che non andava bene. Questo personaggio tratta tanti argomenti, tra cui il quadrato del Sator. Intanto io vi dico alcune cose e poi mi dite che cosa avete visto alle mie parole. Sator, Arepo, Opera, Rotas. Tenet. Tenet, sì. Sator, Arepo, Opera, Rotas, Tenet. No, Giusto? No. Sator, Arepo, Tenet, credo, Tenet, Opera, Opera, Rotas. Rotas, sì, giusto. Tenet al centro, assolutamente, Sì. per forza. Tenet al centro perché è il senso di tutto. Sono tutte parole palindrome, no? Nel senso, però aspetta, mi spiego meglio, no? Sator, se la leggi al contrario, ti dà Rotas. Rotas, Ah, Arepo, ok. Opera, Opera, Tenet, Tenet. esatto. Tenet è l'unica che dà Tenet. È perché è come se spiegasse il concetto della Matrix, dove di fatto siamo stati sottoposti proprio a un sovvertimento, a un ribaltamento. E quello che si dovrebbe fare è ritornare alla centratura, a un qualcosa che non può più essere ribaltato, rigirato. Ma questo che in sé può essere positivo, in verità è stato utilizzato, in maniera assolutamente manipolatoria, così Come? come questo personaggio è molto manipolatorio, eh? Proprio agganciandosi a tutta la varia massoneria che ha prodotto questo sovvertimento dei valori e quindi a far apparire come una cosa da perseguire dei crimini, delle cose scellerate e invece a far apparire come debolezza la purezza, la bellezza, come un qualcosa da debellare. Quindi ha fatto questo sovvertimento, dimenticando appunto qual era l'essenza corretta del messaggio Torna contenuto all'interno. all'unione. Sì. Sì. Elena. Sì, io vedo, come dice Monica, cioè sarebbe, diciamo che queste tre parole, anche, anche lette al contrario, che okay, formano, chiudono il cerchio, diciamo, dell'energia vitale, ok? Ma è come se le avessero volute incastrare in un quadrato con degli spigoli e dei limiti. Quindi, quello che mi viene è quello che tu pensi di fare. Verso di te, cioè, tipo, fermati, non muoverti, perché se fai qualcosa ti si ritorcerà contro. Ecco, nel quadrato io ho visto questa cosa qua. Non ho ben capito chi ha dato poi una interpretazione grafica con una croce centrale rossa e quattro spade. Non ho ben capito questo personaggio. Sì. Ok, perché? Causa esoterica. Il significato di questa interpretazione grafica. Beh, lui stesso è un massone. Tutte Quindi. e due, anche l'altro, no? Anche se no, secondo Certo. me. Ah, ok, sì, certo. Messo nel quadrato delimita anche graficamente, energeticamente, unendo tutte quelle righe, ok, che ci ho fatto vedere prima, e il simbolo che viene in mezzo e il fatto che devi stare immobile lì perché ovunque tu ti muovi ti si ritorcerà contro. L'altra cosa che mi è venuta è che gli è stato richiesto espressamente da un suo superiore di farlo, perché essendo davvero un momento critico per questo tipo di forze, hanno bisogno di giocare il tutto e per tutto, e quindi attirare all'estremo, e quindi portando sotto gli occhi. Ecco, sotto gli occhi, mentre tu parlavi e poi hai detto sotto gli occhi, ho visto proprio che mentre le persone lo guardano e lo fanno, vengono proprio ipnotizzate, quindi sei proprio come tipo i cartoni animati che si imbambolano, no? A guardare una cosa quando vengono ipnotizzati, ecco, dentro questo vai verso il centro e ti ipnotizzi e ti viene incastrato lì.
Elena, io sono un massone. No. Ma lo vedi? Perché magari ti Sì. racconto delle No, balle. no, lo vedo, lo vedo. Monica è una massona? No. È una massaia? No, non oggi. In qualche Monica, io vita. sono. Ma sì, è una lavandera, una lavandaia, una lavandara. Ce la vedo lì sui lavatoi, che strofina. Sono arrivate un paio di vite diverse. Sì. Ah, non ne ho dubbio. Monica, Elena è una massone massaia. No, Massona. lei è proprio libera. E io sono un massone. Altrettanto libero. Va bene. Sator Arepo, tenente, opera rota. Tra l'altro, i soliti americani hanno fatto una porcheria di film su questa cosa, ma una porcheria dove non si capisce niente, dove le cinque parole sono dei personaggi o delle cose, un porcaio proprio, veramente arare sopra una cosa interessante in ogni caso. Però se non sbaglio il titolo è proprio Tenet. Sì, il titolo è proprio Tenet, sì, brava. Io avevo fatto una vecchia sessione che ho tolto, giustamente, non ricordo niente di questa sessione. Cosa vedete di questa sessione, di quello che è emerse da quella visione là? Bullshit. Mi dice tipo condizionamento di letture, come se avesse letto solo una Cose. parte. Ha detto solo una parte, quello che gli ha fatto abbastanza. Diciamo che tutta una parte non l'ha detta. Comodo. Ma anche lì non c'era libertà. Qui c'è libertà adesso, oggi, ora. Liberi. Va bene. Madre, verde, caseina, memoria. Sator. Sbattezzo. L'ha iniziato? Non l'ha compiuto. Ma Compiuto. lei l'ha Causa capito sospetta. che tutto sommato lei si può sbattezzare da sola, senza dover fare quella burocrazia? Perché lei sta iniziando davvero a capire, la sua forza e quindi non ha bisogno di quell'azione concreta. Potrebbe farlo anche con il proprio intento. Ed è come se prima volesse raggiungerlo così e poi quello lo considererà sempre più superfluo. Ecco. Tuttavia, l'atto non è male, in quanto comunque crea dei numeri, dei precedenti. Se iniziano ad arrivare numeri consistenti di io nego il consenso, perché questo è un negare il consenso, no? Quando l'hanno fatto tu eri piccolo e quindi non hai potuto accettare assolutamente nulla. Poi è andato di fatto, arriva questa intenzione, arriva poi successivamente. E quando si fa, arrivano delle minacce da parte del simpatico clero, che ti dice che praticamente andrai all'inferno. Non è lo che l'ho fatto io, perché io ho la fortuna di non essere battezzato. Grande fortuna, l'unica della mia vita. Elena, quindi Sì, è possono proprio che. vedere il mio dito medio. Sì, è proprio che se lei lo mette per iscritto anche nella Matrix, a livello energetico si ribalta la situazione e lo sentono proprio. Quindi più persone lo scrivono nella Matrix e più loro perdono energia più velocemente. Perché sono a un Si livello di brucia uno di vibrazione. quei contratti. Esatto, sono a un livello di vibrazione che agiscono nella Matrix e rimangono nella convinzione che quello che hanno agito rimane. Ok? Quindi è vero che a livello energetico per la maggior parte funziona anche con l'intento, ma se vogliamo accelerare il processo della loro debolezza, se lo scriviamo, si indeboliscono molto più velocemente. Giustamente Alessandra suggerisce, se uno si stacca, lo Stato non paga la Chiesa per una persona, a Vedi? una persona C'era libera che anche paga. questa cosa. Denaro uguale energia, e denaro è quello che determina anche gli Un equilibri dei giochi, pezzo. no? Un pezzo del nostro Quindi fare o valore. non fare questo processo qui? Perché è così disturbata in questo momento? Vi sento piano male, in Non è che ritardo, piace voi tanto sta anche proposta, fuorilmente. infatti. Cioè, noi andiamo in onda, ci vedono in tantissimi. Loro gira le balle. Paura, eh? Sbattezzatevi. Spegnete la televisione, non guardate Sanremo, sbattezzatevi. Agite, invece di dire gni gni gni, agite.
invece di dire che il mio audio è basso. Fate delle cose utili invece di dire che il mio audio è basso. Ci posso fare niente, non so perché. E sti grandissimi cazzi, alzate il volume, mettete le cuffie, svegliatevi, trovate il modo. Lagnosi, quelli che scrivono solo questo. E l'unico commento che fanno è questo, ma vi sembra? Andate a vedere quello che fa il triangolo, il quadrato del Sator con le spade. Andate a vedere lui, che ne ha tanti, che va coi VIP. Alcuni che seguivano me adesso seguono lui. Auguri. Cosa ridi? Tu hai riso solo per farti dire cosa ridi. Cosa? Va bene. Tu hai riso solo per dire, farti dire cosa ridi. Dai, così. Va bene. E il solito argomento, quello molto importante, quello che preme ad Alessandra adesso. Secondo me è il vero motivo di questa sessione. Ancora un'altra volta, la fiamma. Dov'è? Sì, io la vedo appunto in quel cerchio. A me sembra la persona che ci ha nominato. Monica, Sì, confermi? c'è ancora del lavoro da fare. E beh, attualmente io la vedo ancora grezza come livello, non proprio del tutto formata. Sì. Diciamo che è una strada. Non è Se lei, l'unica, eh? se lei e lui lavorano in una certa direzione, questo può essere un risultato. Ok. Quante altre grezze vedi? Cioè, quante sono in totale, scusa, le grezze? Quattro. Sì, grezze 4 più lui 5, io direi. 5, Sì, come le parole totale 5. del Sator. Chi è la parola del Sator associabile a quello più avanti? Viene da dire Tenet, non so cosa voglia dire, ma. Allora, sono tante le interpretazioni di questo quadrato. Certo. Aiutami, Monica. Allora, tenet e tiene, no? In latino. Opera, l'opera, cioè vuol dire le cose che Fare, fai. azione. Rotas è un plurale di ruote. Arepo è l'unico che non si sa bene che cavolo sia. E Una. No, Sator. Arepo dovrebbe essere una sorta di aratro. Il Sator è il Ah, giusto. coltivatore, credo. Il Esatto. seminatore. Il seminatore. Quindi non si capisce bene cosa sia. Il coltivatore tiene l'aratro. Boh, con. Aratro tiene, facendo. Cos'è l'ultimo? Ruote. Ah. Grazie all'uso delle ruote, tipo, no? Sì. Ovvio che di per sé non è. Può fare le cose con l'aratro mettendo le ruote, una roba del genere, forse. No? Potrebbe Quindi è un tenet lui. Chiamiamoli essere. Ah. tutti e cinque, che vengano vicino ad Alessandra. Come si dispongono? Allora, lui di fronte e gli altri che chiudono il cerchio intorno ad Alessandra. E Monica? Sì, Sator davanti, Rotas di dietro. Ah, non interagiscono con lei? Fanno come un cerchio intorno, come se creassero tutto un campo energetico che è lo stesso, mi viene da dire, no? Quindi interagiscono tutti nello stesso campo energetico. Va bene, non c'è molt'altro da fare. Alessandra ha visto tutto, cosa vuole fare? Non c'è molto da vedere nel cluster. Tuttavia, No, no. c'è ancora Heidi e qualche entità eterica. Vedo che apre un portale definitivo e con una scopa di saggina pulisce tutto. Monica.
Sì, con grande soddisfazione. Ci butta anche il quadrato. Sì. Le serviva? Ha fatto una cazzata? Vai, vai. È come se fosse stata lei in maniera molto consapevole che di dietro ci potessero essere interferenze, quindi non è stata sprovveduta, l'ha utilizzato come allenamento, esperimento per affinare le sue capacità medianiche. Perché lei è una buona alchimista e quindi sa molto trasformare le cose basse in cose nobili. Proviamo, visto che sta buttando in un portale definitivo i suoi contratti, e quello che non le serve, il quadrato del Sator, vuole buttare anche i suoi intenti? I suoi intenti, no. Ah, infatti. Beh, ci ho provato. Vuole buttare la sua fiamma? No. Vuole buttare il legame morboso con la madre? Sì. L'ha già fatto buona parte. Ok, vuole mettere qui una sua creazione, vediamo come la fa, se lo fa. Allora, ha preso un pennello, ha dipinto tutto di verde e questo verde è diventata energia pura, molto forte. Monica? Sì, vedo proprio queste mani quasi che mulinellano, fanno un vortice nell'aria e mentre si muove le dita tracciano proprio una specie di vortice verde, come se il colore se lo fosse messo sui polpastrelli. Bene, Avatar c'è qualcosa? Tipo, sembra quasi solo che ci sia una riga e basta. Comunque, Monica? buttiamo. Sì, tipo un'articolazione di polso. Via tutto. Stessa creazione energetica o anche diversa, ma simile se vuole. Come se le scegliesse invece di lanciare un secchio con del verde. Al lancio di questo secchio la vernice poi diventa sostanza energetica ed è un ad eternum tra il verde, il giallo e il bianco. Con queste condizioni, Monica, ci sono ancora le entità eteriche, mentali, eventuali piccoli impianti? No. Elena, confermi? C'è Sì, confermo. ancora il progetto iniziale di Alessandra? Interferente. Basta. C'è un nuovo progetto No, al momento lei è relativo ai suoi completamente intenti? pulita. Ah, Infatti. go ahead, vai avanti. Ah, io stavo per dire aperta a tutto. 5 fiamme grezze, sempre così. Un pochettino più formata quella che lei ha contattato. Elena? Sì, è come se ci fosse appunto la fiamma che lei ha contattato e le altre quattro come se si fossero, diciamo, disposte come un flusso che va a unirsi, no? In una fiamma unica. È come se le caratteristiche delle altre quattro grezze iniziassero a andare verso, cioè a diventare una fiamma unica per strutturarsi un po' di più. Va bene, nuova vibrazione. Io vedo 405 miliardi. Io l'ho vista un po' di più, 593. Nuova consapevolezza. Io dico 2,98. 2,61.
PS. 65 adesso. 74. Vite. Cinquecentoquarantatré. 571. Cervello. 11. Elena, messaggio finale a se stessa. E cosa può fare con questo 11? Un risultato estremamente alto. Allora, il messaggio è: la tua centratura può saltare sul trampolino e lanciarti in alto. C'è proprio questa immagine di lei che diventa a forma di siluro, che sale su questo cerchio con una molla e la lancia in alto. E con questo 11 lei può. È come se le arrivassero proprio esattamente le indicazioni per dove andare. Ogni volta che lei vuole fare qualcosa, ogni sua azione, se lei si fa la domanda, gli arriva proprio la frase con le indicazioni perfette per lei e per quello che deve fare. Anche la visione a livello energetico. È come se quando gli arriva questa intuizione dove ci sono scritte le indicazioni precise, le vedesse anche l'esatta immagine sotto forma di molecole energetiche. Ok, quindi tutto molto chiaro, a comando Monica. proprio. Quanto è bello essere Alessandra. È come se fosse proprio soddisfatta di se stessa. Perché riesce a vedersi proprio come un mago, riesce proprio a vedere la sua capacità di inventarsi nuove situazioni e si sorprende lei stessa di questa cosa, di come riesce, così come ha appena fatto, a contattare la persona ed è la persona giusta, a fare una telefonata ed è la telefonata giusta, a fare una piccola scelta che sembra da poco e poi si rivela una grandissima opportunità. Sistema fiamme, argomento fiamme più delineato. Io lei la Sì. vedo espansa però, eh? Io la vedo comunque curiosa, aperta anche a tutto, come diceva Elena. Ci dica un'ultima cosa con un colore. A me fa vedere il blu-viola. Monica? Mi fa vedere il verde come questa pianta che fiorisce. Sta arrivando la primavera, di verde ce ne sarà tanto. Monica, un oggetto. E adesso mi viene il cuore, un oggetto concreto il cuore. Elena. Un vaso trasparente con dei tulipani dentro, colorati, di vari colori. Elena, una nota musicale. Fa diesis. Fa Monica? semplice, molto fa. Monica, un chakra dei sette e anche dei Cuore. minori, mani, piedi, cuore. Non so, è molto cuore. Monica, Elena? Plesso solare. Ok, come la vedete? Anche ringiovanita. Proprio desiderosa, di aprire quella porta e anche quasi di recuperare gli anni che ritiene di aver perso dietro a troppe persone, dietro a troppe preoccupazioni. Sì, proprio quello che diceva prima, non ho più tempo da perdere, adesso ci sono io. Ma l'avete spostata in viaggio? Più cose quotidiane, non un lungo viaggio. No, infatti, no. Proprio Pensa più sì. a se stessa.
inizia a fare cose per sé, corsi, acquisti, cose così. Esperienze anche piccole, che ne so, cioè che oggi provo ad andare a prendere il formaggio in quel negozio invece che nell'altro, cioè anche cose, si sperimenta molto anche nelle piccole cose concrete, ma con divertimento e per vedere l'effetto che fa, per mettere insieme informazioni utili a lei, cioè con cognizione, non così. Va bene, abbiamo finito. Disconnettetevi da tutto e tutti.